Chianti è la mia terra. È una terra bellissima, è una terra avara, ma è una terra che dà dei frutti meravigliosi, di grande qualità. Io ci sono nato, ci sono nati i miei genitori, quindi io ci sono molto attaccato. Certamente come figli, a ognuno piace i suoi. A me piace il mio paese, non è bello, però è caratteristico e quindi io lo amo particolarmente. Io spero che tanti vengano qua, si possano godere quello che sto godendo io in questo momento, questa armonia, queste colline, questo paesaggio, questi castelli, che sembra, messi, che sembra, come diceva Bino Sammiatelli, un pezzo di terreno che mostra l'osso. Tanto sono immedesimati dentro questo paesaggio e sono così armoniosi che non sono d'impatto. Sembra che l'abbia fatta la natura stessa e non l'uomo. Quindi qui per me è il massimo. Questo Chianti come nasce? Sembra l'origine del termine Chianti venga da Clante. Clante che sembra essere un termine che indica una zona ricca di torrenti, di corsi d'acqua. Sembra che il termine Chianti venga proprio da questo torrente Clante, oggi Massellone. Sembra che si possa ipotizzare un'origine etrusca, del resto ritrovamenti etruschi ce ne sono stati molti nella zona del Chianti, da Castellina a Cetamura e anche in altre località. Gli Etruschi infatti iniziarono un primo disboscamento dei monti del Chianti per recuperare aree coltivabili. Sembra che siano stati proprio gli Etruschi ad introdurre la coltura della vite. Il vino dell'Etruria era molto apprezzato dai Romani. Infatti lo scrittore Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia, parlando di questo, afferma: «Nessun'altra terra più dell'Etruria gode della vite». E questo è un elemento, voglio dire, che accomuna il passato al presente. C'è documentazione che fa partire il territorio del Chianti, non più il fiume, ma un vero territorio del Chianti. Lo fa partire dalla costituzione della Lega del Chianti. La Lega del Chianti è un'antica istituzione del nostro territorio chiantigiano che ha origine nel Medioevo e questa fu voluta espressamente dalla Repubblica Fiorentina proprio per difendere tutti i confini sud del proprio territorio. Noi infatti ci troviamo in questo momento proprio in uno di quelli che erano i baluardi della Repubblica e molto vicini al confine con la città di Siena, che era l'ultima provincia, chiamiamola così, l'ultimo territorio che non si era ancora soggettato alla grande Firenze dell'epoca. La Lega del Chianti ha avuto un ruolo fondamentale nel nostro territorio, aveva un ruolo ovviamente militare, era un'istituzione militare infatti, che risiedeva in una cittadina che era quella di Radda, seguita da un capitano generale che presiedeva e aveva i pieni poteri su tutto il territorio. Che era composto allora da tre terzieri. I tre terzieri corrispondevano agli attuali comuni di Radda, che è al centro, di Castellina, che è circa 10 km verso ovest, e Gaiole, che è a 10 km verso est. C'è uno statuto che ha la Lega del Chianti. Lo statuto si conosce da un punto di vista descrittivo, storia, eccetera,
dal 1378. Era uno statuto che regolava la vita sociale di tutto il territorio e che veniva promulgato dalla Lega del Chianti, ovviamente con l'approvazione della Repubblica Fiorentina. Proprio in questi statuti si prevedeva che si poteva raccogliere l'uva, il famoso Sangiovese, che faceva così tanto questo vino buono, che era all'epoca il Chianti, non prima della festa di San Michele, che era il 29 di settembre. In questo territorio si produce il vino che diventerà in un certo tempo uno dei vini più apprezzati, il vino Chianti. La Lega poi ovviamente perse il suo significato, diciamo strettamente militare, dopo la conquista ovviamente di tutti i territori da parte della Repubblica Fiorentina, con l'inclusione nei territori della città di Siena e della sua provincia. Viene a mancare questo attrito, questa linea fortificata di Castelli Senesi e Fiorentini. E che cosa succede dal punto di vista agricolo? La Mezzadria è una realtà toscana, ogni appezzamento di terreno aveva la sua casa colonica. Ecco, la bellezza del paesaggio toscano è proprio questo. In altre parti d'Italia, dove non c'era la Mezzadria, non ci sono case coloniche. Il lavoratore si partiva ogni giorno dal borgo, dal villaggio, per andare a lavorare le terre. Nella nostra zona la maggior parte degli abitanti erano contadini e questi contadini naturalmente vivevano in parte nelle case coloniche, ma in parte anche nelle case del paese di Gaiole, e all'interno di queste c'era una certa gerarchia. Il primo era il capoccio, che era la maggior parte la persona magari che forse in qualche caso sapeva anche leggere e scrivere. Poi c'era la massaia, che doveva provvedere all'alimentazione della famiglia. Poi c'erano altre donne che si occupavano dell'allevamento del bestiame, come dei polli, dei conigli, delle pecore, dei maiali, e quindi ognuno aveva il suo ruolo. Quando c'era il contadino, i compiti erano quelli: quando potava le viti bisognava andare a catare i sermenti, quando potavano l'ulivo bisognava andare a catare gli ulivastri, poi c'erano le bestie, i bovi o vacche che sia, pecore, bisognava andare a fare l'erba nei campi. C'erano le pecore, facevano un formaggio delizioso, a marzo si faceva il marzolino e poi le forme e poi naturalmente si faceva il ravigliolo e naturalmente in queste famiglie si viveva con quello che il potere poteva offrire. Quindi è chiaro che la maggior parte delle cene erano fatte a base di minestra, di pane e fagioli, ma c'era anche a volte un pezzo di baccalà o una ringa, oppure la domenica c'era qualche coniglio da friggere. E gli animali erano tutti galline e polli, ma però i polli, dicevo, quando il contadino mangiava il pollo o era malato il pollo o era malato il contadino, insomma, il discorso è questo. Il pollo era considerato molto più pregiato e quindi naturalmente il povero contadino spesso non gli toccava mangiarlo e naturalmente si mangiava il più delle volte questa minestra di fagioli che poi veniva ribollita la mattina dopo e mangiata a colazione. Si passa fagioli, poi ci si mette tutte le verdure, sedano, arosa, cavolo nero soprattutto. Si fa bollire un po' e poi si affitta il pane e questo brodo si mette nel pane, si fa intingere e poi si mangia. L'attuale cucina toscana sicuramente trae le proprie origini
dalla cucina contadina, perché la cucina contadina è praticamente è una cucina intelligente, perché immaginiamoci in un podere dove c'erano 10, anche 15 persone, farle mangiare 3 volte al giorno, la mattina a colazione, il giorno magari arrangiandosi a pranzo e la sera tutti a cena. Voglio dire, ci vuole un'arte particolare, quindi non è cucina povera, è cucina intelligente. La vita contadina era un po' di miseria, più che altro la miseria, bisognava tenere i sassi in tasca perché se no ci portava via di peso. Però la fame e la fatica nemmeno in tempo di guerra. Un pezzo di pane c'era, l'alimento più importante era il pane, perché con il pane si doveva fare la pasta, si doveva fare maccheroni, i famosi maccheroni come faceva Ida. Però se era contenti e tranquilli, anche senza soldi si può essere contenti e tranquilli. Con i maiali si faceva il burrito, si faceva la soppressata, si faceva le salsicce, si faceva il prosciutto, si faceva il rigatino, poi si faceva migliacci di sangue, che sono buonissimi. Tutto doveva essere fatto in casa e arrangiandosi, quindi erano veramente qualcosa d'eccezionale. E guardate che facevano dei profumi che si sentivano da lontano. Oggi quei profumi e quei sapori purtroppo non si sentono più. Gaiola era importante perché era luogo di mercato. Era il posto dove le fattorie circostanti ai borghi venivano a fare la spesa, perché te lo immagini a fare un mercato a Barbizio, di asca la merce, di asca di arrivare al mulino. E qui arrivava ogni mercoledì mercanti che vendevano le loro cose. Naturalmente noi abbiamo qui intorno i castelli di Barbizio, Vertine, San Donato Imperano, Meleto, Broglio, Castagnoli, e tutti questi confluivano il mercoledì di ogni settimana al mercato di Gaiole. Uno dei momenti più importanti della vita lavorativa e sociale dei nostri contadini era quella della battitura, perché era un momento di aggregazione, in quanto alla fine della battitura si faceva o un grande pranzo o una grande cena. Quindi la massaia tirava fuori naturalmente tutto ciò che aveva di meglio, e quindi polli, conigli, oche, piccioni, qualche bollito di manzo, e quindi era una gran festa per tutti perché si mangiava finalmente. Questa era la cosa importante. E quando si arrivava ai 100 sacchi di grano, la macchina che batteva fischiava, e quindi un fischio come una locomotiva che era gioia per tutti, perché questo contadino aveva raggiunto i 100 sacchi di grano, cioè 50 quintali circa. C'è una canzone che cantavano nel momento del pestaggio: svegliatevi dai sonno ubriaconi, che giunta l'è per noi la gran giornata, e sta mangiando di polli e di piccioni, e bevendo vin che viene dalla campagna, e la Monica con il cimbalo la furlana la suonerà, e la Monica con il cimbalo la furlana la suonerà, addio Carola, Carola smoiti. Il Chianti è bello. Io ci sono stato bene e ci sono stato volentieri, perché la gente è questa. Ci sono innamorata, ci sono nata, sono sempre qui. Il nostro Chianti. Dove moltissimi vorrebbero vivere. Vorrei dedicare al mio paese questa poesia.
Sono nato a Gaiole e me ne vanto, sopra le sponde del Massellon fiorito. Chi dice il mio paese non è bello? Io, per mia parte, lo lodo e al cielo addito. Di cantar le sue lodi voglio il vanto del mio bel paesin che amo tanto. Se volgiamo lo sguardo da ogni parte, circondato lo vedrai di alte colline, dove sopra sorgono palazzi d'arte come le sette torri di Vertine. Barbischio, posto sopra un monticello, che per antichità egli è modello. Bella, maestosa, si eleva la torre di Montegrossi in cima a sì bel monte, non v'è viandante che l'occhio non posi a rimirar tra le sue cose adorni. Non si può negare che sia padre di belle e pregiate fattorie, poste nel mezzo a Chianti per ristorare le vie. A destra i Sabbioni, a sinistra Siena e Sorioni. Broglio, castello antico e rinomato, dal terribile Barbarossa risparmiato. A lasciar Gaiole a tutti fa dispiacere, perché lascian Gaiole e il bombin da bere.